Oggetto numero 140, l'interrogazione del consigliere Squarta rivolta all'assessore Chianella, chiarimenti in merito all'attuazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa 170 del 30 maggio 2017, adozione di iniziative da parte della Giunta regionale ai fini dell'immediata realizzazione di almeno un primo stralcio del nodo di Perugia consistente in una viabilità di raccordo tra il nuovo svincolo di Madonna del Piano e l'area di Sant'Andrea delle Fratte, polo ospedaliero. Prego, consigliere Squarta. Grazie, Presidente. Valutata l'importanza del nodo di Perugia, arteria che una volta realizzata collegherà la E45 Orte Ravenna al raccordo autostradale Perugia-Bettolle, al fine di ridurre il traffico nell'area urbana della città di Perugia, ricordato che il nodo di Perugia riguarda due differenti tratti stradali, Corciano-Madonna del Piano, la cui realizzazione è stata approvata dalla delibera CIPE numero 150 del 17 novembre 2006, Madonna del Piano svincolo con le strada, variante alla E45, la cui realizzazione è stata approvata dal CIPE il 22 dicembre 2006, con deliberazione numero 156. Visto il Piano regionale dei trasporti 2014-2024, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa del 15 dicembre 2015, nel quale è prevista la realizzazione di una viabilità di raccordo tra lo svincolo di Madonna del Piano e l'area Sant'Andrea delle Fratte, area del polo ospedaliero regionale, considerata la delibera dell'Assemblea legislativa del 30 maggio 2017, che impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo al fine di procedere alla immediata realizzazione della viabilità in esso citata, interrogo la Giunta regionale per conoscere lo stato di attuazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa numero 170 del 30 maggio 2017, essendo passato oltre un anno dall'approvazione della stessa. Grazie, consigliere. Prego, assessore Chianella. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere. La Regione, in sede di numerosi incontri tenuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ripetutamente richiesto l'inclusione del nodo di Perugia all'interno del contratto di programma ANAS. E tuttavia, riporto un passo della risposta del sottosegretario Umberto Del Basso De Caro in data 15 giugno 2017, in risposta all'interrogazione di una parlamentare umbra, in cui appunto si cita testualmente: la realizzazione dei tratti Madonna del Piano Corciano e Madonna del Piano Collestrada non sono inseriti nell'attuale programmazione ANAS. Tuttavia si conferma che nel piano di potenziamento e riqualificazione dell'itinerario E45 e 55 tra gli interventi di efficientamento è stata inserita la previsione di circa 73 milioni di euro per il miglioramento della funzionalità del nodo di Collestrada, cioè della confluenza tra correnti di traffico nord e sud della E45 e quelli provenienti dalla statale 75 e dalla statale 318. Tale intervento persegue, sia pure in maniera parziale, le finalità dell'intervento complessivo del cosiddetto nodo di Perugia destinato al potenziamento e al miglioramento delle infrastrutture di collegamento alla rete nazionale, nonché a favorire un progressivo decongestionamento della struttura viaria esistente della zona di Collestrada. Questo rispondeva il sottosegretario De Caro. In occasione dell'audizione alla seconda commissione regionale, recentemente, il capo compartimento ANAS, ingegner Raffaele Celia, in risposta alla richiesta di aggiornamenti sul nodo di Perugia, rappresentava che ANAS S.p.A., avendo interesse a risolvere il problema della congestione di Ponte San Giovanni, ritiene prioritaria la parte più orientale del nodo, ovvero il tratto da Madonna del Piano a Collestrada, perché secondo le loro rilevazioni il flusso maggiore, che poi determina anche congestioni lungo la Perugia Bettolle, si verifica appunto in quella tratta. La nuova proposta di ampliamento, poi aggiungo, del sito commerciale di Collestrada ha delle implicazioni ovviamente sul traffico della E45, per cui con il Comune di Perugia si sono tenuti incontri per verificare alcune soluzioni. Tra l'altro, questa questione è stata oggetto nel precedente Consiglio regionale di altra interpellanza di altro consigliere.
e migliorare quindi la funzionalità di quell'asta nelle more della realizzazione della variante. L'idea è quella appunto di ampliare le complanari, di spostare i punti di conflitto di entrata e di uscita dal centro commerciale che dalla parte opposta, eccetera, eccetera. Su tali ipotesi sono ancora in corso valutazioni con il Comune di Perugia ed ANAS, con la Regione, e ANAS e Regione dispongono al momento, come è noto, solo di uno studio di fattibilità. Nel piano di investimenti E45 previsto per complessivi 1 miliardo 600 milioni sul contratto di programma 16-20 è disponibile appunto questa somma di 73 milioni per il miglioramento delle condizioni del nodo di Collestrada. È sicuramente interesse prioritario di questa giunta regionale continuare a sollecitare il governo in merito alla realizzazione del nodo di Perugia al fine del reperimento delle risorse necessarie alla sua realizzazione anche per stralci funzionali, secondo quanto previsto nel piano regionale dei trasporti e secondo quanto abbiamo approvato, quando è stato approvato appunto da questo Consiglio regionale nel maggio del 2017. Questo assessorato quindi sta seguendo attentamente l'evoluzione di questa questione che appare complessa e fondamentale ai fini di poter definire una riqualificazione della viabilità che non abbia contraccolpi rispetto ai problemi che questo tratto pone quotidianamente. Ed abbiamo chiesto un nuovo incontro ad ANAS e lo chiederemo al Ministro. Resta ferma la nostra volontà quindi di affermare quanto definito nel PRT e nella mozione del maggio 2017. Ma la questione IKEA non è secondaria e probabilmente, diciamo così, a orientare l'uso ovviamente sulle risorse, sulla diciamo tratta Madonna del Piano con le strade sicuramente è stato determinato anche dall'insediamento di IKEA che in origine era previsto in altro luogo. Sì, io credo che purtroppo noi già siamo abituati, l'abbiamo visto io quando ho presieduto la Commissione Controllo e Garanzia, quando lo era il consigliere Raffaele Nevi, ora da poco c'è il collega Morroni, che purtroppo le mozioni che noi facciamo, che approviamo, che discutiamo, spesse volte non vengono prese minimamente in considerazione da parte della Giunta. Io credo e spero che questo non sia uno dei tanti casi che ho citato poc'anzi, perché il nodo di Perugia è una priorità. Non lo dico da perugino, ma lo dico da capoluogo di regione, lo dico anche dal traffico e dal problema che ogni giorno non solo centinaia, migliaia di cittadini, ma parlo di imprese, parlo soprattutto di un discorso molto più ampio, che spesse volte si trovano congestionate in un nodo ormai non più praticabile. Quindi noi chiediamo che non ci sia solo attenzione, ma che venga data dal suo assessorato priorità a questa questione, perché altrimenti continuiamo ad avere, parliamo di trasporti, di viabilità, soprattutto come futuro anche in un'ottica di poter attrarre anche nuove risorse imprenditoriali o quant'altro, e poi ci troviamo di fronte a casi come quello dell'altro giorno con una città completamente paralizzata per ora. Quindi io spero che per voi questa sia una priorità e non una delle tante mozioni che avete fatto finora non compiute ma neanche prese in considerazione. L'oggetto numero 145 è un'interrogazione del consigliere Solinas rivolta all'assessore Barberini, intendimenti della giunta regionale in merito all'inserimento dei colliri terapeutici tra i medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Prego, consigliere. Grazie signora Presidente, care colleghe e colleghi consiglieri, il tema di questa interrogazione riguarda una problematica che interessa molti cittadini umbri, in particolare anziani che sono costretti quotidianamente per patologie oculistiche croniche come blefariti, cheratiti o sottoposte ad interventi chirurgici per la cataratta, molto frequenti anche questi, ad assumere colliri che molto spesso sono costosi, abbastanza costosi, un flacone può arrivare a costare anche 30 euro e durano poco. Ovviamente, e per cui si trovano ad affrontare spese piuttosto consistenti. Ora è ovvio che la Regione e l'assessorato non possono intervenire sul prezzo di un farmaco, né tantomeno possono deciderne la rimborsabilità, però l'auspicio con questa interrogazione è che si possa intervenire in sede di conferenza Stato-Regioni affinché questi farmaci così utilizzati, così frequentemente utilizzati, possano essere rivisti dal punto di vista del prezzo oppure inseriti
nell'ambito della rimborsabilità, visto che sono così costosi di fatto e pesano sulle tasche di cittadini spesso indigenti. Grazie. Sì, prego, Assessore Barberini. Sì, il consigliere Solinas ha perfettamente individuato la situazione. Come è noto, i farmaci possono essere classificati in tre fasce, in tre categorie. La fascia A, che comprende farmaci essenziali e quelli per le malattie croniche, che sono interamente rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. I farmaci in fascia H, che comprendono i farmaci ad uso ospedaliero, quindi utilizzabili solo all'interno dei presidi ospedalieri o che possono essere distribuiti per uso domiciliare dalle strutture sanitarie, e i farmaci C, che sono i farmaci a totale carico del paziente. I farmaci in fascia C si dividono in due sottoclassi: i farmaci utilizzati per patologie di lieve entità con accesso a forme di pubblicità, denominati OTC, e i farmaci SOP, che sono anche loro vendibili senza prescrizione medica, e però per i quali non è possibile fare pubblicità. Per quanto risulta a noi, chiaramente negli elenchi dei farmaci di classe A e H pubblicati sul portale Agenzia Italiana del Farmaco rientrano molti dei colliri destinati alla cura di particolari patologie oculari che richiedono un trattamento topico. Mi riferisco in particolare a situazioni infettive, a situazioni infiammatorie, da alterazioni del tono, eccetera. Vi è e tutti questi sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono alcuni colliri che ancora sono collocati in fascia C. Per la verità la questione è in qualche modo nota e diverse regioni, tra cui l'Umbria, hanno provato in qualche modo a cercare di trasferire questi prodotti in una fascia a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma ovviamente è una procedura piuttosto articolata e piuttosto complessa, sul quale però ci impegniamo a seguire costantemente sia in sede tecnica che in sede politica. Passiamo adesso all'oggetto 148, è rivolta all'assessore Cecchini, a presentarla ai consiglieri Mancini e Fiorini, istituzione del Parco Nazionale Catria, Nerone e Alpe della Luna, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere, chi di voi presenta l'interrogazione? Fiorini o Mancini? Sì, Mancini, prego. Grazie Presidente, eccoci qua. Allora, come avete potuto notare in alcuni articoli di stampa, anche diciamo non a mano Lega ma a mano di cittadini e sindaci, si è svolta nei giorni scorsi una accalorata riunione presso il Comune di Pietralunga circa la possibilità dell'istituzione di un parco del Catria, Nerone, Alpe della Luna. In pratica un parco che raggruppa in sostanza comuni insistenti nella regione Toscana e Marche e Umbria, e che quindi questa ipotesi, diciamo avvalorata anche da questa assemblea pubblica dove 600 persone erano presenti, diciamo ha creato nel territorio della Val Tiberina, quindi in Umbria, preoccupazioni e soprattutto mancanza di chiarezza, perché questa cosa per stessa ammissione di sindaci non era nota a nessuno. Quindi ci sono stati dei promotori, qualcuno dice appartenenti anche a qualche forza politica, che di loro iniziativa, senza passare all'interno di delibere di consigli comunali, audizioni, incontri pubblici, ha improvvisamente fatto questa riunione nel comune più interessato, che è quello di Pietralunga, mostrando chiaramente slide, immagini, progetti, regolamenti, regole di ingaggio per quanto riguarda la caccia e la pesca, tutta una serie di situazioni che effettivamente hanno sconcertato una marea di persone. Quindi interrogo lei, Assessore, circa gli intendimenti oppure le notizie che ha in merito circa questo nascente e ipotetico parco che ha visto comunque inizialmente, a quanto mi risulta, un avallo
politico di qualche assessore, di qualche consiglio comunale, che poi purtroppo ha dovuto chiarire, nel senso di dire che era stato un incontro preliminare che di fatto aveva preso una piega, diciamo, sbagliata, perché erano andati troppo avanti rispetto all'intento, quindi un intento, diciamo, di costituire questo parco, assessore, che invece qualcuno ha dato per fatto. Invece, ancora una volta, quello che preme ricordare è che, da quello mi risulta, i comuni, quindi i consigli comunali e i consiglieri comunali, ma in generale le popolazioni interessate, ne sapevano ben poco. Quindi oggi le chiedo di fare chiarezza. Grazie. Prego, Assessore Cecchini. Sì, ma intanto per fare chiarezza vorrei dire al consigliere Mancini che la proposta di istituzione del parco di cui appunto parlava, Parco Nazionale Catria, Nerone, Alpe della Luna, non nasce, così come ha dichiarato anche nei giorni scorsi, per volontà di qualche esponente dal PD, ma l'idea nasce da una proposta, disegno di legge presentato da rappresentanti del Movimento 5 Stelle e da lì, con il quale tra l'altro sta governando l'Italia, da lì poi ne è scaturito che sono sorti di un comitato a livello, diciamo, delle regioni coinvolte, non mi pare che nel comitato promotore ci siano esponenti dell'Umbria, in ogni caso che ha iniziato a interloquire con i territori per vedere di poter attuare quelle modalità che portano poi al riconoscimento di un parco. Per quanto ci riguarda, come Regione Umbria, come giunta regionale, non siamo mai stati coinvolti né come giunta regionale né come direzioni regionali, e sapendo che le regioni hanno naturalmente un ruolo determinante nell'istituzione di un parco nazionale e allo stesso tempo hanno un ruolo importante anche per il fatto che la gran parte dell'eventuale territorio interessato in Umbria è demanio di proprietà della regione. L'unico modo in cui siamo stati informati è attraverso il volantino che ci è arrivato con l'invito dell'incontro che c'è stato a Pietralunga, al quale non abbiamo partecipato anche per il fatto che, essendo completamente fuori da tutta la dinamica e da tutta la discussione, non è con un'assemblea pubblica che ad un certo punto si mette nelle condizioni, gli stakeholder o tutti i soggetti interessati nelle condizioni di poter capire qual è la prassi da seguire. I parchi nazionali sono autorizzati con decreto, istituiti con decreto da parte del Presidente della Repubblica, naturalmente passando per la conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la Regione entra in causa, come dire, nel dire la propria, nel portare il proprio punto di vista nel momento in cui il Ministero dell'Ambiente avanza la proposta. Questo per dire che nel momento in cui il Ministero dell'Ambiente dovesse avanzare la proposta per istituire il Parco Nazionale di cui si parlava, la Regione Umbria dirà quello che pensa. Per il momento il pensiero mio è quello di poter dire che, anche avendo preso visione, soprattutto attraverso i network, non avendo avuto alcun coinvolgimento, ci pare che per l'esiguità del territorio con cui l'Umbria entrerebbe a far parte di questo parco, ne deriverebbe una marginalità della nostra regione in termini di gestione, in termini, diciamo, di presenza anche complessiva, in termini anche evidentemente anche di quella che è la governance, non a caso che, a partire dal nome, come lei stesso ha letto prima, il parco dovrebbe chiamarsi Parco Nazionale Catria, Nerone, Alpe della Luna, non portando in nessuna misura un riferimento umbro. Grazie, prego consigliere Mancini per la replica. Grazie Assessore, prendo atto delle sue dichiarazioni e la ringrazio, perché effettivamente con questo suo intervento mettiamo di fatto fine a ogni dubbio e quindi, qualora lei abbia ulteriori notizie, abbiamo... No, certo, siccome la questione è ben chiara a questo punto, non c'è problemi. Questa qui, ci sono in questa proposta qui della Camera dei Deputati, ci sono sicuramente dei nomi che non apparterranno tutti sicuramente al Movimento 5 Stelle, questo è poco ma sicuro, però quello che è interessante, lo ribadisco, che c'era stata da parte di alcuni sindaci
delle regioni un avallo informale, e questa cosa ha messo in allarme, lo sa benissimo, le comunità per quello che ci riguarda, quella della Val Tiberina. Poi di là non so quello che fanno e neanche mi interessa, perché non sono consigliere delle Marche, ci saranno altri interlocutori. Quindi la ringrazio, perché effettivamente con questo suo intervento di fatto ci permette di rassicurare la comunità di Pietralunga, in particolar modo che il parco per oggi è solo un'idea di qualcuno e non di questa regione. Grazie.